Oggi vi mostro come è possibile creare dei loghi come questi utilizzando un'intelligenza artificiale nuovissima. Infatti vi anticipo subito che non si tratta di Midjourney, possiamo andare a generare oltre loghi, a cartoon, anime, tutto ciò quello che vogliamo. Quindi andiamo subito sul mio computer e vediamo di quale intelligenza artificiale si tratta e soprattutto come si usa. Ok ragazzi, eccoci qui sul PC e sull'intelligenza artificiale. Si chiama Ideogram, possiamo vedere che è davvero davvero molto intuitiva. Qui possiamo scrivere ciò che vogliamo generare e sotto ci sono le pagine del sito, quindi trending, vediamo quali sono le ultime cose generate dai vari utenti, recent la stessa cosa, following. Se seguiamo qualcuno su questa piattaforma andiamo a vedere tutto ciò che crea. Allora, partiamo subito con una cosa banale, quindi logo for a football team called White Lions, ad esempio. E clicchiamo su Generate. Andiamo a vedere cosa ci va a generare l'intelligenza artificiale. Eccoci qui. Ecco i loghi perfettamente generati, devo dire anche davvero davvero molto belli. Possiamo anche arricchire di più il nostro prompt dando dei colori principali, ad esempio se deve essere tutto rosso, tutto giallo, tutto nero, bianco e rosso, bianco e nero. Come potete ben vedere, alcuni hanno errori di grammatica, cioè scritto davvero male, due i. Devo dire che i loghi sono davvero davvero belli. Adesso, se andiamo ad espandere qui sotto, possiamo vedere che c'è lo stile, quindi ci va a generare il logo in un determinato stile. Ad esempio, clicchiamo su Illustration e andiamo a rigenerare lo stesso prompt con lo stile applicato, quindi vediamo come ce lo va a generare questo logo. Ok, lo stile è più o meno quello di prima, però qui possiamo vedere che la grammatica scritte in maniera corretta, tutte le scritte sono corrette, White Lions, White Lions. Poi semplicemente prendiamo quello che vogliamo, ad esempio questo, e clicchiamo su Download e ce lo scarichiamo. Ad esempio, facciamo un altro logo per un'attività commerciale, quindi scriviamo logo for a hamburger store called AMBU24, vediamo se riesce a scrivere sia caratteri normali che numerici e con il rosso. Vediamo cosa ci va a generare. Ho messo sempre lo stile Illustration e facciamo Generate. Vediamo un po' cosa ci va a generare questa nuova intelligenza artificiale. Allora, devo dire la verità. Loghi davvero belli, scritto in maniera corretta, una fantasia a sua scelta, però possiamo vedere che ha utilizzato il rosso che noi abbiamo indicato all'interno del prompt. Vi potete sbizzarrire come volete su questa intelligenza artificiale, potete creare loghi per squadre di calcio, fantacalcio, loghi per attività commerciali. Potete creare anche personaggi di anime se volete, ad esempio scriviamo A guy with shadow and gun, non lo so, ho scritto una cosa totalmente a caso. Facciamo seleziona lo stile anime e facciamo crea. Vediamo cosa ci va a generare. Ok, come potete ben vedere, ha generato un ragazzo con una pistola con la spada e possiamo scegliere. Possiamo veramente generare ciò che vogliamo. Se scendiamo giù nella sezione trending, possiamo andare a vedere tutte le immagini che gli altri utenti stanno generando e se vogliamo rigenerare anche noi. Quindi, se ad esempio ci piace questa immagine qui di Super Mario, qui prima di tutto abbiamo il prompt che ha utilizzato lui e usando i tre puntini possiamo fare il remix, quindi rifare questa immagine direttamente. Copy prompt, andiamo a copiare il prompt, poi share image e download, potete ben capire a cosa serve. Proviamo a fare remix. Ci esce tutti i stili che ha inserito, quindi 3D render, cinematic, anime, poster, illustration e vibrant. Facciamo generate e vediamo cosa ci va a ricreare. Ok, come potete vedere ha creato immagini
differenti da quella iniziale, però è rimasta sulla base che abbiamo scelto, che abbiamo selezionato precedentemente. Quindi adesso prendiamo un altro esempio tipo questo e possiamo fare tipo copy prompt, facciamo un clear qui, incolla, cancelliamo e senza stile andiamo a vedere cosa ci va a generare. Ok, come potete ben vedere, questo è quello che ci ha generato un'immagine davvero davvero importante e significante, devo dire la verità. Facciamo l'ultimo test, ad esempio questa motocicletta, facciamo remix generate e andiamo a vedere cosa ci va a generare in base all'immagine che abbiamo selezionato. E voilà, perfettamente come quella iniziale. Poi, se vogliamo andare a vedere tutte le nostre creazioni, ci basta cliccare sull'icona in alto a destra e qui ci escono tutte le nostre creazioni. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, vi ricordo di lasciare un like e un commento. Noi ci vediamo ad un prossimo video.